Il paradiso delle signore 7, trama venerdì. Marcello apprende che Brancia si sposa. Al paradiso delle signore 7 venerdì 17 marzo si concluderà una settimana all'insegna delle emozioni che, stando alle anticipazioni, saranno soprattutto incentrate sull'amore. Marcello, Pietro Masotti, verrà a sapere che Ludovica, Giulia Arena, sposerà Ferdinando, Fabio Fulco. Mentre la decisione di Gemma, Gaia Bavaro, rischierà di compromettere la relazione tra Ezio, Massimo Poggio, e Gloria, Lara Comar. Irene, Francesca Delfà, proverà a riconquistare Alfredo, Gabriele Anagni, e Matilde, Chiara Baschetti, troverà il coraggio di parlare con Vittorio, Alessandro Tersigni, dei piani di Tancredi. Infine, per Elvira arriverà una delusione perché non riuscirà a superare l'esame pratico di guida. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 di venerdì 17 marzo riportano che Matilde vivrà una profonda crisi interiore perché si troverà a scegliere tra Vittorio e il marito Tancredi riguardo al nuovo progetto imprenditoriale. La donna non saprà come comportarsi perché avrà paura di deludere entrambi ma, dopo averci riflettuto bene, prenderà una decisione. Matilde infatti troverà il coraggio di parlare con Vittorio e gli confesserà i piani del marito. Questa rivelazione la aiuterà a sentirsi più sollevata e leggera, anche se non è ancora chiaro come reagirà il dottor Conti. Nella puntata del Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda venerdì 17 marzo ci sarà ampio spazio anche per Gemma, la quale finalmente prenderà una decisione sul suo futuro e saprà cosa fare del figlio che porta in grembo. La sua scelta influirà anche sul destino di Gloria ed Ezio, che dovranno fare i conti con i cambiamenti in atto. Marcello scoprirà che presto Ludovica convolerà a nozze con Ferdinando. Come reagirà Barbieri di fronte a questa notizia inaspettata? Nel frattempo, Irene sentirà il bisogno di avere un chiarimento con Alfredo, l'ex fidanzato che ha deciso di lasciare. Per tentare di riconquistarlo, la Venere proverà a farsi notare con un gesto plateale che lo lasci senza parole. La ragazza, infatti, si renderà conto di aver commesso un errore nel lasciarlo andare e sembrerà disposta a tutto pur di tornare sui suoi passi. Infine Elvira non riuscirà a superare l'esame pratico di guida nonostante il suo impegno. Questa delusione la farà sentire ancora più lontana dal suo desiderio di libertà e autonomia.